Piacciono? Sono degli evidenziatori. Sono fantastici. Belli veramente. Non li avevo mai visti di questa forma. Li hanno regalati a mia mamma in un negozio per aver acquistato degli articoli. Caspita, a mia mamma non capitano mai queste occasioni. A casa ne ho altri uguali. Ne volete uno? Oh sì, grazie. Io prendo questo giallo. Io invece prendo questo, l'arancione. Ma cosa state facendo? Ci ha regalati questi evidenziatori. Guarda come sono carini. Guarda, forma di caramella. Sembra che prima d'ora non avevate mai visto evidenziatori. Vabbè, dai, ma è stata così gentile. Lo vuoi anche tu? Cosa vuoi che me ne faccia? A casa non talmente tanti da fare invidia a una cartolibreria. Come vuoi. Interroghiamo Marta. Vieni all'interrogazione. Sì, certo, arrivo. Dai, vai all'interrogazione, ci penso io a te. Tra poco farò un bel volo, magari. Che c'è? Cosa c'era per te? Hai trovato qualcosa di interessante? Ma sai una cosa? Che nonostante tutto mi fai una gran tenerezza. Perché non è colpa tua se sei così? Che cosa stai dicendo? Tra me e te, mia cara, non c'è alcuna differenza. Perché tu hai scelto me come tua vittima. Ma sono sicura che a casa tua la vera vittima sei tu. Provieni sicuramente da una famiglia problematica dove non ti daranno le giuste attenzioni. E per scaricare la tua rabbia vuoi far sentire me un mostro, una persona inutile. Se il tuo obiettivo è quello di togliermi la serenità, l'autostima e addirittura la voglia di vivere, beh, allora hai sbagliato persona. Perché la mia mamma mi ha sempre insegnato i veri valori della vita. Mi ha sempre seguita ed indirizzata verso le cose giuste, facendomi apprezzare le piccole cose, me stessa e la vita. Un'ultima cosa. Ti consiglio di farti aiutare da qualcuno. Sei una stupida!